Salve a tutti ragazzi, sono Peter, benvenuti a questo mio nuovo video. Prima di cominciare la recensione di oggi vorrei un po' introdurre la mia nuova sigla. Infatti ho realizzato una nuova opening e almeno per questa volta vorrei un po' introdurla, ecco. Quindi, dato che è una sigla abbastanza particolare, a me piace molto personalmente, penso che ci voglia un tono di voce piuttosto singolare, quindi proviamo un attimo, Sigla. La recensione di oggi, come potete leggere dal titolo, è su Cat Paradise, il nuovo manga di Wara Yuji, edito dalla GP Publishing. Ma passiamo subito a parlare della trama. Yumi è una giovane ragazza, simpatica, altruista, timida e un po' impacciata. Il suo migliore amico è il suo gatto, Kansuke, desideroso di difenderla da qualunque pericolo e per il quale si diverte a realizzare stravaganti vestitini che lui proprio non sopporta. I due sono appena arrivati alla scuola privata Matabi, nella quale ogni studente può portare con sé il proprio gatto. All'apparenza l'istituto sembra una comunissima scuola, con un antipaticissimo vicepreside e qualche ragazzo ambito da molte studentesse, ma i due non sanno che molto presto la loro vita cambierà per sempre. Infatti la scuola è stata costruita un secolo prima dal mago Sando, sul territorio di Futakago, sotto il quale sono stati imprigionati moltissimi spiriti animali malvagi desiderosi di annientare per sempre il genere umano, tra cui il perfido Kaen, il più pericoloso e potente di tutti, sconfitto anticamente dalla principessa di Futakago e dal suo gatto. Costoro, sotto forma di spiriti, per difendere il luogo e il mondo intero, hanno conferito dei particolari poteri a 6 coppie della scuola, ognuna formata da 6 gatti e i rispettivi padroni, che compongono anche l'associazione studentesca. Questi in gran segreto dovranno combattere per difendere le studenti del Matabi e tutta l'umanità dall'imminente rinascita di Kaen e dei suoi terribili seguaci. Molto presto a loro si aggiungeranno in maniera del tutto inaspettata Kansuke e Yumi, la quale riceverà un potere legato alla sua abilità con la lana e i ferri. La guerra è appena cominciata e... che vinca il gatto migliore! Ecco in breve quella che praticamente è la trama generale. Ovviamente nel corso della storia ci saranno poi... verranno presentati tutti quanti i personaggi principali che quindi avrete modo di conoscere se comprerete anche voi questo manga. Come già ho detto è un'opera di Wara Yuji, autore già molto apprezzato per King of Thorn, ed è completa in soltanto 5 volumi, di cui attualmente sono già usciti il numero 1 e il numero 2. Quindi mancano 3 numeri e anche questa storia si concluderà. Per quanto riguarda il disegno, come avete potuto vedere, è il classico stile di Wara Yuji, sempre molto riconoscibile e secondo me molto molto bello, perché comunque lui è molto bravo nel realizzare soprattutto i mostri. Anche in questo manga, quindi, essendoci la presenza di spiriti e mostri malvagi, sicuramente lui si ritrova parecchio. La tematica è differente da quella di King of Thorn, perché se lui in King of Thorn ci presentava comunque qualcosa di innovativo, di del tutto nuovo, qui, come lui stesso dice all'inizio del manga, scende in uno dei campi dei temi più trattati, ovvero quello degli shonen ambientati nelle scuole. Infatti i protagonisti appunto sono dei normalissimi studenti che ottengono quasi casualmente dei poteri e che appunto utilizzeranno questi poteri per combattere mostri potentissimi appunto in difesa del genere umano. Ovviamente la storia, essendo molto breve, composta soltanto di 5 volumi, parte già in quarta, cioè la protagonista riceverà in pochissimo tempo questi poteri attraverso i quali il suo gatto Kansuke si trasformerà in un essere molto più potente. Vabbè, praticamente è questo tipo in copertina, che è praticamente a metà fra un umano e un gatto. Nel corso della storia poi si scopriranno anche i poteri degli altri personaggi principali, che sono comunque sempre molto originali. Quindi, come già ho detto, è un manga diciamo abbastanza classico per certi aspetti, anche se comunque spicca poi la mentalità di Wara Yuji, il modo di narrare la storia e anche il modo in cui proprio egli crea le varie vicende. Secondo me comunque, nonostante sia appunto abbastanza tipico come shonen, presenta degli aspetti molto innovativi, è anche ad esempio molto simpatico, molto umoristico in vari casi. Sicuramente è diverso da King of Thorn, quindi chiunque si aspetti un
un'opera di quel genere verrà deluso, però io l'ho comprato molto, ecco, senza aspettarmi nulla di simile, quindi sono rimasto abbastanza sorpreso, perché è comunque un manga apprezzabile che secondo me si fa leggere abbastanza bene. Poi comunque sia, sono soltanto 5 volumi, quindi è anche l'opportunità per completare una nuova serie in breve tempo. Per quanto riguarda l'edizione, il mio giudizio è da una parte positivo e dall'altra non negativo, ma quasi, poiché l'edizione della GP in questo caso è davvero buona secondo me, perché presenta al prezzo di 5,90€ una sovracopertina, quindi una copertina tutto sommato abbastanza rigida e delle pagine molto bianche, praticamente quasi per niente trasparenti, un po' delle pagine stile J-pop, quel genere lì, comunque molto bianca, una buona relegatura, anche se purtroppo mancano delle pagine a colori, perché chiaramente le prime pagine, come avete già potuto vedere, erano chiaramente a colori nell'edizione originale. Addirittura nel primo volume le prime 8 pagine penso siano a colori. Quindi è qualcosa che ancora la GP purtroppo non mette, quando invece altri manga, ad esempio della J-Pop o della Flashbook, allo stesso prezzo offrono un'edizione molto simile e con anche quelle pagine a colori. Questa è probabilmente l'unica pecca che possiamo, se vogliamo chiamarla così, è il fatto che manchino le pagine a colori, che sono presenti, erano presenti nell'edizione originale, anche nel secondo volume, anche se erano di meno, però comunque c'erano. Queste pagine erano chiaramente a colori, purtroppo questo manca. Però comunque secondo me l'edizione è molto buona. Il formato è anche un tantino più piccolo rispetto a quelli normali, è un formato abbastanza nuovo secondo me. Non saprei come definirlo, non so esattamente quali sono le misure, però è un formato abbastanza piccolino. Però, ripeto, l'edizione secondo me è molto buona, quindi tutto sommato, diciamo, ci sono edizioni allo stesso prezzo che sono decisamente peggiori, quindi per quanto riguarda l'edizione anche per me è abbastanza decente. Quindi, in conclusione, io personalmente ve lo consiglio, se avete amato lo stile, diciamo non tanto la tematica di King of Thorn, perché questo è proprio totalmente diverso. Se avete amato comunque lo stile di disegno di Wara Yuji, il modo in cui egli racconta le vicende, le storie, il modo in cui tratta i personaggi, anche il suo saper ironizzare nei momenti più disparati, questo manga vi piacerà e sicuramente lo apprezzerete. Altrimenti, se cercate qualcosa stile King of Thorn, non prendetelo perché rimanete delusi. Detto questo, si conclude anche questa recensione. Chiudo con il classico saluto e ringraziamento a tutti quanti gli iscritti. Davvero grazie, grazie, grazie. Vi chiedo anche una cosa. Allora, in questi ultimi tempi sto ricevendo dei messaggi privati nel quale molte persone mi fanno delle domande in particolare. Allora, io personalmente non ho ancora risposto a 2 o 3 di queste persone. Voglio dire, quindi, che ho letto i loro messaggi, però ancora non ho risposto perché ho avuto l'idea, voglio dire, niente di innovativo, già stato fatto da tanti altri, ma voglio, ecco, magari se non ho la possibilità vorrei farlo anch'io, l'idea di rispondere a queste varie domande in un video o in più video se è possibile. Quindi vi chiedo una cosa, se avete delle domande da pormi, mandatemele per messaggio privato, io le metterò insieme e nel giro di un po' di tempo cercherò di rispondervi con un video, che sicuramente è una maniera più diretta e anche più espansiva di poter dare una risposta bene o male, diciamo, per quelle che sono le mie capacità e le mie conoscenze. Quindi se avete qualche curiosità, qualunque cosa, volete chiedermi un parere su qualche manga che magari non ho recensito o qualche approfondimento, qualche notizia in più su qualche manga che invece di cui ho già parlato, come ad esempio, non so, Cat Paradise o gli ultimi manga che ho recensito, davvero chiedetemi qualunque cosa, io sarò disponibile sempre a rispondervi e magari appunto a fare un video nel quale vi darò delle risposte più complete, anche proprio citandovi proprio di nome, quindi non soltanto la semplice risposta privata fra me e voi, ma anche una risposta più pubblica e quindi più generale. Ancora un salutone a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi!